Ma ciao a tutti ragazzi, ho un antibiotico addosso, come si dice in Toscana. Scusatemi se qualche cosa posso risultare un po' goffo. Sto facendo una cura, insomma, pesante per un discorso. Ho un po' di nevralgia, insomma, nulla di particolare. Ogni tanto ne soffro. Quindi sono un po' rincoglionito con i medicinali. Ecco, tutto qui. Ve lo dico prima, a volte qualcuno pensasse, ma Giuse oggi è di fuori. Ve lo dico prima, sono sincero. Allora io parto da un presupposto che io sono molto più tranquillo, sono fiducioso. L'Inter, secondo me, ha un futuro roseo davanti a sé proprio perché è uscito Zhang. Zhang ha dimostrato fino all'ultimo di non rendersi conto in che situazione era. Vedi il comunicato disperato che lui riuscì a farsi, diciamo, nemici anche i suoi amici. Tutti quelli lo sostenevano. Da lì capisci che lui non aveva proprio testa e cuore per vendere l'Inter. Ci avrebbe portato, secondo me, al fallimento. Questa è la mia idea. Io rispetto la vostra, ma voi rispettate la mia. Zhang per me ci avrebbe portato al fallimento. E poi immaginatevi tutti i presidenti di Serie A con un'Inter iscritta in quelle condizioni al campionato. E volevo ricordare a chi rompe i coglioni ad Oaktree che Zhang ha garantito per 3 anni la continuità aziendale grazie ai soldi di Oaktree, quindi la seconda stella è anche di Oaktree. Questi non sono una onlus, ovviamente, prestano soldi ad un tasso per guadagnarci, ma senza quei soldi molto probabilmente noi ad oggi non avremo nemmeno la seconda stella. Quindi Zhang è andato avanti grazie ad Oaktree, non certo per le sue forze. Tra l'altro Zhang prende il prestito a nome suo, ma dando in garanzia non un bene suo, ma dando in garanzia l'Inter, che l'Inter è un bene suo fino a un certo punto, se permetti. Perché Oaktree gli dà il prestito grazie alla storia, al blasone dell'Inter, grazie a quello che l'Inter riesce a incassare allo stadio. 2 milioni di tifosi in un anno vengono portati a San Siro, vanno a San Siro. Abbonamenti che costano sempre di più, tessere dell'Interclub che costano sempre di più, merchandiser che i prodotti costano sempre di più. Lì il cinese non c'entra nulla, quella è l'Inter. Lui è una cosa e l'Inter è un'altra. L'Inter è storia, lui non è nessuno. Su YouTube è pieno di persone che non si possono esporre o che non vogliono esporsi o che sono messe lì solo ed esclusivamente a parlare bene. È pieno YouTube, motivo per cui apri un canale. Io andavo contro Antonio Conte con l'Inter prima in classifica dopo 10 anni, per esempio, ma spiegavo e motivavo perché a me Conte non mi piaceva. Ho altri 4 minuti di autonomia, ragazzi. Io sono felicissimo ad oggi e io prenderò quest'anno in maniera molto filosofica, ovvero sia prenderò quello che viene perché alla fine della fiera vincere è l'unica cosa che conta, intanto lo dicono alla Juventus e non all'Inter. Ma siamo riusciti comunque, pur con il disastro finanziario creatosi, siamo riusciti con il disastro finanziario, ma siamo riusciti comunque a prendere 7 titoli in 5 anni. Veniamo da una seconda stella e soprattutto per quello riguarda me, e ora arrivo, stai calmo. Veniamo da 2 anni di grandissimo calcio. Ricordo che in questo periodo le partite le vince chi corre di più, chi è più fresco atleticamente. L'Inter perché stravince il campionato l'anno scorso? Perché parte a bomba. Parte a bomba, fa il vuoto e si permette anche di gestire tutti quei punti poi dopo in più che si è ritrovata a marzo. Quindi di cosa ragioni? Io sono felicissimo di quello che è successo all'Inter, perché per me l'importante per la salute e per la sicurezza dell'Inter, l'importante era che uscisse Steven Zhang. E parlo a quelli che davano già Pinco ufficiale che faceva rifinanziamento e che Pinco gli regalava anche 50 milioni. L'ho visto come Pinco gli ha regalato 50 milioni. Voi non sapevate nemmeno che nel bond c'è anche una parte di Pinco nel bond dell'Inter, 415 milioni. Voi fate i giornalisti e andate in televisione. Il mercato dell'Inter ad oggi fa cacare, e questa è la verità. Il mercato dell'Inter ad oggi fa cacare. Fa cacare perché? Fa cacare soprattutto per come si stanno rinforzando le altre. Ma che il mercato dell'Inter ad oggi faccia cacare, indipendentemente dal fatto che l'Inter avrà un futuro non roseo di più,
Il fatto che il mercato dell'Inter fa cacare con la C maiuscola ad oggi, si dura fatica anche a prendere un ragazzo di 20 anni ormai, perché grazie a Zaghi il nostro potere di acquisto è a zero. Noi abbiamo meno potere d'acquisto della Salernitana ad oggi. Ma che il mercato dell'Inter ad oggi faccia cacare, lo ripeto per la quarta volta, te lo fa capire l'intervista di Bastoni, di cui nessuno parla, soprattutto è tutto a poster. Quindi sono su YouTube, che qualsiasi cosa succeda va sempre tutto bene. E il calcio, voi di calcio non capite un cazzo, si vede che voi del calcio non sapete nulla, dello spogliatoio, della gestione delle partite, della tattica. Voi del calcio non sapete nulla. Oltre il fatto, secondo me, qualcuno è anche in cattiva fede. Ma qua, come fai a scoprire che uno è in cattiva fede? Perché uno che non fa mai analisi correttive e che va sempre tutto bene, che l'Inter è quella più brava e che i giocatori dell'Inter sono sempre quelli più forti, e da lì capisce se sono in cattiva fede. Perché è impossibile non fare mai un'analisi analitica. Questa gente non fa mai analisi analitica in negativo, ma solo in positivo, e da lì capisce, sono su YouTube perché sono messi lì per dire solo cose positive sull'Inter. Ma Bastoni ve l'ha messo in quel posto, perché Bastoni a voi tutto apposta ve l'ha schiaffato in quel posto, a voi aspettavate picco, ve l'ha proprio messo qui, ve l'ha messo Bastoni. Ve l'ho detto prima, sono sotto cura ragazzi e sono molto nervoso. Bastoni nell'intervista di qualche giorno fa lancia una legnata devastante. Innanzitutto tutti stanno dicendo, da Inzaghi, da Bastoni ad altri giocatori, dirigenti, commentatori, tutti stanno dicendo che ripetersi in Italia è molto molto difficile. Le parole di Bastoni rappresentano anche lo spogliatoio, perché quelle sono parole forti che devono avere l'ok anche del capitano. Quindi Bastoni parla a nome suo e a nome dello spogliatoio, cari utenti miei, anzi cari fratelli interisti, voglio dire, anche a quelli che sopportavano Zaghi. Cosa dice Bastoni? L'avete sentita l'intervista? Diteglielo, è tutta apposta su YouTube. Indipendentemente dal fatto che io sono contento, sono felice ed orgoglioso di essere un tifoso dell'Inter, ma basta mettere tutto sotto il tappeto. Avete rotto i coglioni. Bastoni dice testuali parole, che l'annata sarà devastante e che loro, la squadra, lui compreso, sono già stanchi prima di incominciare perché non hanno avuto il giusto riposo. Vai a controllare. E dice il signor, il nostro Alessandro dice che c'è bisogno di giocatori. C'è bisogno di giocatori forti in ogni ruolo che possano sostituire i titolari. Addirittura Bastoni dice, in una stagione del genere non dovrebbero esistere nemmeno titolari e riserve. È impossibile, lui dice, ok, ma bisognerebbe essere quasi tutti allo stesso livello con 70 partite. Di cosa ragioni? Di cosa cazzo ragioni? È una stilettata alla proprietà? Non penso, ma è una voce riportata dello spogliatoio. Io su questo ne sono certo, perché quando il giocatore parla in quella maniera parla anche in base a cosa respira lo spogliatoio, e quando il giocatore dice quelle cose le dice perché sono le cose e pensano chi deve tirare avanti la carretta quest'anno, soprattutto chi ha 36 o 37 anni. È stato autorizzato sicuramente dallo spogliatoio Bastoni a dire quelle cose lì, quindi lui si lamenta del fatto che mancano ricambi all'altezza. Poi voi potete continuare a dire che siamo i più belli, più forti, che anche se comprano 50 giocatori la Juve e Milan noi vinceremo sempre con 40 punti. Purtroppo non è così, perché nel calcio se non investi, se non è oggi o è domani, muori, e fino a prova contraria, perché qui si crociano tutti sui parametri zero. Che fine fece il Milan con i parametri zero? Ve lo ricordate? Con Galliani che finaccia fece il Milan? Con i parametri zero vai a morire. Dove vuoi andare con i parametri zero? E cosa può succedere?
può succedere, e poi gente che magari deve giocare 50, 60, 70 partite a 40 anni, può succedere, magari ti faccia quella corsetta in meno, ma non per un discorso motivazionale, ma magari proprio per un discorso di gestione. Può succedere che il difensore ti fa quella corsetta in meno, però quella corsetta in meno ti serviva anche a fare gol. Ma magari il difensore dice: ho 47 anni, devo fare 70 partite, quella corsetta cerco di risparmiarmela, perché secondo me questa chiusura non è così fondamentale da fare. Ed è così che ragionano i giocatori, perché non sono dei cyborg. Quella specie di cazzata poi per il mondiale, perché? Perché quando lo dicevo io, ora è diventata una puttanata per tutti. Hai giocatori scadenza di contratto, o fanno una proroga per quel mese e mezzo, oppure devi rinnovare anche il contratto dei giocatori. È molto semplice, ragazzi. Cioè, quindi, mercato dell'Inter ad oggi fa schifo, fa cacare, ma io ringrazio il Signore di essere vivo, perché con Zanga noi finivamo male. Quindi io sono contento lo stesso, ma riconosco che il mercato dell'Inter fa schifo, fa cacare il mercato dell'Inter ad oggi. E quelli che dicono mercato 8 o 9, quelli sono fuori di cervello, come quelli che dicono: ma nei giocatori della Juve quanti giocherebbero titolari nell'Inter? Ma Thiago Motta gioca con uno schema, noi giochiamo con un altro. Poi parliamone, Bremer da noi farebbe panchina, bisogna essere onesti. Sancho, se prendono Sancho e Nico Gonzalez, a differenza di tanti, io l'ho visto giocare dal vivo, Nico Gonzalez è un esterno che salta l'attaccante e quando vuole fa 10-15 gol. Sono giocatori invece quelli che giocherebbero in qualsiasi squadra, e da noi non giocano perché facciamo 3-5-2. Mi dici Vlahovic con Thuram e Lautaro farebbe panchina, posso essere d'accordo, ma tanti altri... Thuram è un centrocampista con i fiocchi, io l'ho sempre detto, non me ne frega nulla se è andato alla Juve. Coop Miners lo buttiamo via, non puoi dire va bene, possono prendere chi ti pare. Non è così, purtroppo, non funziona così. Bisogna essere più analitici, bisogna essere sportivi. Noi non siamo come quegli altri. Questo non vuol dire che te devi aver paura dell'avversario, ma non lo devi nemmeno sottovalutare, perché chi sottovaluta l'avversario è uno stupido, perché il giochino dei parametri zero, per come la vedo io, è finito. Noi siamo arrivati ad un punto che qui devi investire pesantemente nella squadra e nelle strutture. Ma io ringrazio Octree, io non dirò nulla ad Octree, anche se hanno fatto i loro interessi, io non ho altro che da ringraziare i signori di Octree. Se ti vuoi incazzare con qualcheduno, incazzati con quello lì che non la voleva vendere e che ti stava portando al fallimento, no, con Octree. Ma ha vinto 7 titoli, sì, e ti stava portando al fallimento. Quello si è incazzato con Octree perché Octree gli ha detto: non ti do più un euro. Come mai Pinco non gli ha prestato i soldi a Zhang? Perché? Chieditelo. E perché Zhang si incazza con Octree se stava chiedendo i soldi a Pinco? Fammi capire. Di cosa ragioni? Lascialo perdere il cinese, è meglio, ringraziamo. Io la prendo come anno, così, la prendo come anno di transizione, se poi si vince sono contento, se si perde ovviamente mi girano i coglioni, ma siamo vivi, la gente deve capire una cosa, che noi, grazie ad Octree, e sicuramente ha fatto i suoi interessi, lo ripeto, ma noi siamo vivi grazie ad Octree. Perché questo qui, parlo dei cinesi, quello riporta Repubblica, Sole 24 Ore, Corriere della Sera. Loro scrissero che lui non voleva vendere, che lui aveva rifiutato delle offerte, ma mesi fa, non anni fa. E dal comunicato si capisce benissimo che questo qui voleva far tutto all'infuori e vendere. Questo per il suo ego personale ci avrebbe fatto sprofondare nella melma. Non era un presidente che voleva vendere l'Inter. Poi magari sarà affezionato all'Inter, gli voleva bene, io quello non lo so, non mi interessa. Ho anche amici dove andava in un hotel lui tutto profumato, mi hanno detto, non so se è vero, quell'hotel a Milano tutto profumato dove lo vedevano spesso, non me ne frega nulla, non so nemmeno se è vero io. Ma questo voleva far tutto all'infuori e vendere l'Inter. Quindi ad oggi, come quando uno sta bene di salute, secondo me molti tifosi dell'Inter, visto comunque che ci siamo tolti delle soddisfazioni in termini di gioco e vittoria,
molti tifosi dell'Inter devono ammettere il mercato fa cacare innanzitutto, ma la mattina ti svegli e devi dire Inter sono vivo, e questo è lo che bisogna fare. Poi torneranno i periodi dove potrai spendere, dove potrai fare mercato, perché ad oggi il potere d'acquisto, il potere di acquisto dell'Inter non c'è più, non esiste più. Tu rifatti a prendere un ragazzo di 6 milioni, ma ragazzi, ma di cosa stiamo ragionando qui? Torneremo ad avere potere d'acquisto. Siamo riusciti a vincere non spendendo nulla, Giuse, sì, ma sei riuscito a vincere a non spendere nulla, ma a fare una voragine debitoria, però, perché anche con i parametri zero hai dovuto fare una voragine debitoria. Non hai infrastrutture, non c'hai lo stadio, non c'hai un cazzo, non hai potuto investire in nulla. Quando la gente diceva che Zanga va a parlare per lo stadio, uno senza garanzie finanziarie in quella maniera, secondo voi, poteva andare a parlare dello stadio? Quando ve lo dicevo io, guardate, sono tutte puttanate, quello per lo stadio di Lego può parlare. Non ha garanzie finanziarie. E tutte alzate. Quando mai quello andava a parlare per lo stadio? Addirittura c'era la sala, diceva, ma io qui dello stadio, chi devo parlare? Prima si inventasse e aveva parlato con Zang. Secondo me, è una mia supposizione. Quindi ragazzi, per ora, la squadra può rompere coglioni in campionato a tutte quelle altre, non abbiamo fatto mercato, il mercato ad oggi fa schifo, ma era quello che potevamo fare. E bisogna ringraziare il cielo perché siamo vivi. Siamo vivi, e questa è la cosa più importante. Ciao Inter.